Siamo qua con Jean Leonardo Agnì, deputato del Partito Democratico, nostro rappresentante a Roma, che giusto in conseguenza delle recenti vicissitudini che sono successe alla nuova guida, magari ci racconta due dettagli, due cose che non sono comparse sui giornali, su come si vive all'interno del PD questa nuova avventura del governo Monti. Ma ieri venerdì la Camera ha votato la fiducia a Monti, dopo che il Senato l'aveva fatto giovedì, e l'aria che si respira a Roma, sia dentro il partito nazionale che a Montecitorio e al Senato, intanto è un'area di occasioni straordinarie, un'area di straordinarietà. Siamo tutti consapevoli, abbiamo misurato appieno la gravità della situazione economica, e c'era veramente un'area di responsabilità, di star per compiere un atto eccezionale, direi quasi anche un atto di amore per questo paese. Non è retorica ripetere ciò che abbiamo detto in questi ultimi giorni. Prima di tutto l'Italia, ecco, questo si è sentito negli atteggiamenti, si è sentito nella compostezza, ecco, la cosa che mi ha impressionato personalmente guardando i banchi del governo, ascoltando il professor Monti, è finalmente le istituzioni hanno ritrovato una loro compostezza, nello stile, nel modo di parlare, nel modo di atteggiarsi dei ministri. Abbiamo avuto l'impressione di qualche cosa che si stava ricomponendo in tutta la sua dignità, in tutta la sua serietà, come si deve alle istituzioni di un paese come il nostro. Per quanto riguarda il Partito Democratico, è stato un passaggio vissuto con grande fibrillazione, tensione, però con una grande unità e compattezza. Ecco, questa è la cosa che mi ha colpito in tutte le riunioni che abbiamo avuto, l'assemblea di gruppo, ma anche il partito. Abbiamo discusso con la consapevolezza di dover parlare con una voce sola. E davvero ieri, venerdì, tutto il partito si è ritrovato nelle parole di Dario Franceschini, nelle parole del segretario che ha fatto un discorso davvero molto intenso, ma anche nelle parole della Finocchiaro al Senato il giorno prima. Penso che questo prova che cosa è il Partito Democratico, un partito articolato, complesso, dove si discute, dove ci sono anche una pluralità di idee, ma nel momento che conta abbiamo anche comunicato all'esterno questa sensazione di compattezza. Ora il grosso resta da fare, no? L'agenda di Monti più o meno la conosciamo e vedremo nei singoli argomenti che cosa ci verrà proposto e come il Partito Democratico reagirà. Ma noi non abbiamo posto condizioni a Monti, anche questo è segno di serietà. Non abbiamo detto stacchiamo la spina, vi mandiamo a casa come vogliamo. Ci siamo posti in atteggiamento di servizio, come il Partito Democratico ha fatto negli ultimi 3 anni in Parlamento. Invece quali sono, già che te ti occupi principalmente di rapporto con gli esteri, le reazioni che hai potuto respirare riguardo gli altri paesi, come hanno vissuto questa situazione, si può dire straordinaria, perché non so in quanti altri stati è successa una cosa simile. Sì, Bersani l'ha sottolineato venerdì, dice bisogna ritrovare l'orgoglio di essere italiano. Siamo ancora in grado di stupire il mondo. È stato un passaggio estremamente delicato questo, ed è stato costruito in 10 giorni, e quindi di questo bisogna dare atto soprattutto al Partito Democratico, perché per il PDL forse è anche più facile, sono loro gli autori di questo disastro e erano loro che dovevano per primi rimediare. Per noi è stato davvero un gesto di un partito che si rende conto che la casa comune sta bruciando e quindi bisogna in qualche modo rimediare. A livello internazionale mi ha colpito una frase di Monti quando ha detto martedì incontrerò Merkel e Sarkozy, e d'ora in avanti la voce dell'Italia sarà permanentemente
permanentemente rappresentata. Quindi questo binomio Germania e Francia verrà finalmente spezzato con la voce di uno dei fondatori dell'Unione Europea, che sarà rappresentato. E su questo si è visto anche il clima, le dichiarazioni di Van Rompuy, le dichiarazioni di Barroso, la telefonata di Barack Obama, fa sì che davvero Italy is back. Si può dire che l'Italia è tornata, ed è tornata non facendo le corna, non sghignazzando, ma stando sul tavolo e trattando le questioni di merito. Ci hai decisamente rassicurati, di questo ti ringraziamo. Grazie a voi.